Giocamondo è nata 20 anni fa da un gruppo di giovani con l'idea di offrire ai bambini l'opportunità di divertimento, di svago, ma in un contesto educativo e formativo. Stefano, Elisa e Lucio hanno iniziato all'ombra del campanile del quartiere. Come nasce poi nel 2004? Nasce da giovani ragazzi che avevano una grande passione verso l'educazione, lo sport e il viaggio. Lo ricordo con molta precisione quel momento. Ero in macchina, mi ha telefonato Stefano, si stava lamentando con i superiori di allora. E qualche mese dopo eravamo dal notaio e stavamo firmando l'atto costitutivo di Giocamondo. Forse la cosa più difficoltosa è stato ragionare con banche e fornitori che non ci davano poi tanta attenzione. Siamo partiti con 15 studenti e oggi ne facciamo viaggiare 10.000, però sempre con la stessa voglia, con la stessa motivazione, con la stessa serietà. Avevo 54 anni quando sono arrivata in Giocamondo. Sono rimasta subito coinvolta dalle persone e già mi sentivo parte di una grande famiglia. Io sono entrata nel 2009 e poi sono diventata parte e testimonianza di notti insonni e giornate dedicate e cariche di passione. Poi non era più soltanto organizzare dei soggiorni tematici in piccoli paesi limitrofi, no? Ma si cominciavano ad affacciare verso proprio il territorio nazionale. Poi è arrivato il 2011. Da lì abbiamo preso il volo e non ci siamo più fermati. Nel 2017 fondiamo l'altra società Giocamondo Stadi. Abbiamo iniziato anche a organizzare vacanze e studi all'estero, corsi di lingua all'estero, anno all'estero, tutte le attività che oggi vanta il grande portafoglio dei servizi e dei prodotti Giocamondo. Adesso Giocamondo è una realtà grande. Riuscire a conquistare la fiducia dei genitori attraverso i loro figli è una delle cose più difficili ma anche più gratificanti. Di momenti difficili in questi 20 anni ne abbiamo vissuti sicuramente tanti. Il periodo che mi ha più segnato è stato quello del Covid. Nelle rare volte in cui venivo in ufficio trovavo ambienti silenziosi e vuoti. In tempi di pandemia è stata difficile veramente per tutti, noi abbiamo tenuto duro. Questo ci ha insegnato che quando si affronta un problema, se lo si affronta col sorriso, si riesce sempre a trasformarlo in un'opportunità. Partire con i ragazzi, per quanto mi riguarda, è un'esperienza assolutamente gratificante e rigenerativa che ti dà anche la possibilità, è uno sprint in più per poi quando torni dietro alla scrivania a progettare. Lo slogan del 2024 è We Promise, ti promettiamo l'esperienza più importante della tua vita.